Sergio vuole da ministro cominciare a fare la campagna elettorale. Io quello che posso dire è che sto realizzando, ho realizzato sicuramente una voglia di fare politica che era l'esatto opposto di quel partito locale che gli rappresenta, che ci ha lasciato la città in condizioni drammatiche, sommersa di rifiuti, di disoccupazione, di debito, di mala politica e di illegalità diffusa. Quindi sicuramente noi siamo altro da quello che lui evidentemente continua, se fa queste dichiarazioni, a rappresentare. Poi io non mi sento affatto isolato, e lui da ministro pensi a fare il ministro, perché deve aiutare il paese da nord a sud con segnali concreti. E visto che il ministro della giustizia, dico al ministro Orlando, nei confronti del quale ho simpatia, di dare risorse ai magistrati, perché il problema dei magistrati non sono le ferie, come dice il governo Renzi, e di dare risorse alle forze dell'ordine, perché noi abbiamo bisogno di macchine che funzionano, di benzina da mettere le macchine e di poter pagare gli straordinari. E magari la ministra della giustizia, se ci dà una mano, noi avendo risanato i conti, che il suo partito ci aveva lasciato 1,5 miliardi di debiti, 850 milioni di disavanzo, se magari modificasse un po' il patto di ottusità, che loro chiamano austerità e patto di stabilità, noi potremmo assumere 100 poliziotti municipali, perché grazie al nostro risanamento abbiamo anche soldi in cassa. E se magari la ministra della giustizia, perché la giustizia non si fa solo con i tribunali, la smettesse di tagliare sulle politiche sociali, le politiche della cultura, come ha fatto il ministro Franceschini sulla cultura, probabilmente avremo una classe dirigente futura che sarà sicuramente migliore del sindaco di Napoli di adesso, che è un numero di sindaco di una bellissima città, che comunque è una persona onesta e che con coraggio, anche con la latitanza del governo, sta cercando di far rinascere la sua città insieme ai napoletani.